La bellezza. Li vendono solo ed esclusivamente ad agosto per i turisti. E non trovo sia giusto. E noi indigeni cos'è? Non contiamo niente. Li ho tenuti in frigo. Adesso vediamo qual è il più buono. Partiamo da quello che secondo me mi piace di meno perché, boh, è bianco. La roba bianca di solito a me piace poco. Mi dimentico sempre quanto sono carini. Talmente carini che spiace mangiarli. Ma c'ha pure. Non l'avevo mai notato. Questo è il codino. La testa, queste sono le narici, ma il codino non l'avevo mai notato. Partiamo dal culo. Buonissimo. Buonissimo, ma super, 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 super dolce. Non è nelle mie corde, non lo ricomprerei. Sa di Kinder. Secondo me questo è più buono. Mi ispira di più già dall'immagine. Però la prossima volta devo riposare. Troppo violento per la mia bocca. Li ho comprati in tanti anni, non li ho mai mangiati nessuno dei due tipi. Quindi scatta l'assaggio e vediamo un po' quale dei due mi piace di più. Per primo scelgo questi, che è la cioccolata, sapete. Che carino, che carino, che carino. È carino per davvero, cacchio. Prima il muso, prima il culo. Prima il culo. Mamma mia, l'unico suo difetto è che è piccolo. Assaggio numero due, altrettanto carino. Porca troia, che buono. Impossibile scegliere. Spettacolari. Non ne ho uno preferito. Ho una fame che mi mangerei un ippopotamo. Sarà più buono di quello bianco? Speriamo, che quello bianco mi ha fatto cagare. Guardiamolo prima di rovinarlo, ricordiamo che c'è il codino, che è la cosa nuova, almeno credo, ed è stupenda. Questo è buono. A me la cioccolata bianca, le mie creme non piacciono, questo almeno è un misto. È buono. È un ippopotamo ripieno di cioccolata Kinder. Un ovetto sciolto. Promosso questo. E me non ti piace niente? No, non è vero.